mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Riccardo Rongaroli, che mi chiede di parlare del film del 2000 di Iñárritu, Amores Perros. Amores Perros, un film meraviglioso, uno dei più bei film degli anni 2000. Iñárritu, secondo me, a questi livelli non si è praticamente mai più ripetuto. Un film diviso in tre episodi, durissimo, violento, sporco, che non lascia alcuna quasi speranza al genere umano in queste sue tre storie, che racconta in maniera assolutamente distaccata, ma con una potenza visiva a livello di fotografia, narrazione, recitazione. Veramente un film incredibile diviso in queste tre storie. A Città del Messico, il giovane Octavio, innamorato di Susana, la moglie adolescente del fratello, che è un criminale violento, si mette in testa di far combattere il suo cane, insomma, nei combattimenti clandestini, per poter fare i soldi e la fama necessari per potersi portare via la ragazza. Poi c'è la storia di Daniel, direttore borghesissimo di una super rivista, che lascia la moglie per andare a vivere con il suo nuovo amore, Valeria. Però da lì nasceranno dei problemi nella convivenza, una cosa assurda, un episodio molto particolare. Poi c'è la storia di El Chivo, quest'uomo che ha lasciato la famiglia per diventare un terrorista di estrema sinistra, che dopo anni di arcere e calcole, di anni di carcere, alcol e altro, diventa un assassino su commissione. Ecco, questo è il suo mestiere. E in Città del Messico il nostro Iñárritu mescola queste tre storie, delineandole una per una ben differentemente. Non alterna molto il montaggio, se non in alcune fasi. Le storie vengono divise proprio perfettamente, e sono tutte e tre storie di distruzione, di amori falliti, di morte, di violenza. E il nostro Iñárritu dipinge in maniera così semplice e diretta un ambiente che sembra quasi uscire veramente da un fumetto, per quanto è violento e invece per quanto appartiene a quel tipo di realtà. Un film veramente che parla della disperazione, un altro film sulla lotta di classe, la diseguaglianza fra ricchi e poveri in un paese che ne sente tantissimo, come il Messico. E naturalmente poi ci metterà lo zampino, il destino, per unire le vite dei nostri tre nella solita, diciamo, situazione e condizione che li unirà per una volta. Ed è fantastica, una scena meravigliosa da dove parte poi l'idea di tutto il film. Quindi un film secondo me eccezionale, un mezzo capolavoro, un film magnifico. Lo so a memoria, l'ho visto 6.000 volte. Grandissimi anche i giovani attori che poi diventeranno famosi, specialmente in Sud America, ma veramente meravigliosa la messa in scena di un Iñárritu che usa una fotografia sparata, fantastica, un montaggio eccezionale, che mette in mostra delle doti di un talento che secondo me ripeterà in grandi bei film, ma non ripeterà più come in questa freschezza di questo esordio così disincantato, così disilluso, così amaro, così disperato. Un film meraviglioso, uno di quelli che lascia veramente il segno. Tutti e tre gli episodi per me sono eccezionali, ma quello di El Chivo è veramente qualcosa di incredibile. Quindi a voi, qui sotto metto il link di Amore Spero, scoprire questo meraviglioso film. Mi piace qui sotto se vi piace di tutto il video, iscrivetevi al canale e tutto il resto, Patreon se avete voglia, ma soprattutto veramente se amate il cinema, e penso di sì, degli ultimi 20 anni, chiunque lo ami penso ce l'abbia già. Chi non ce l'ha, qui sotto compri Amore Spero al volo, perché questa è un film, sono 3 ore di pura voglia di grandissimo cinema, portato a casa alla stragrande da un Iñárritu in forma smagliante.